cercando in questa intervista di capire un ordine di idee del successo di Prisma. E chiedo principalmente a voi, dopo che la prima stagione è andata, che tipo di riscontro avete avuto? Immagino principalmente social media, ma ditemi voi se magari invece non ce n'è un altro tipo. Mi permetto di parlare io per primo, perché io parto dal che non avevo fatto niente, quindi avevo soltanto, cioè, il mio profilo Instagram e i miei amici e quindi diciamo che si è riempito di tutti i fan di Prisma. E bellissimo, cioè sono ormai 3 anni, sì, 2022, due anni e mezzo, che è uscita la prima stagione e che non ho mai ricevuto un insulto, una cosa, un messaggio brutto, ma neanche uno. Neanche uno, e infatti è una cosa che a me sconvolge in realtà, perché sentendo invece molti amici che fanno il mio stesso lavoro, capita che magari uno viene e ti scrive come ti sei vestito, ok? Sì, certo. Esatto, e invece no, non mi è mai capitato, anzi sono tutti molto affiatati, molto, tutti carini e belli, infatti li adoro. Sì, sì, feedback positivissimi, i social sono il primo termometro per vedere questo, però anche un sacco di persone dal vivo mi hanno fermato, adesso sono stato un mese a Los Angeles e dei ragazzi di lì mi hanno detto, mi hanno fermato che avevano visto Prisma. Ma un sacco di persone. Ma italiani a Los Angeles? No, 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 americani, americani. Americani, sì, sì, lo sapevo. E un sacco di ragazzi mi scrivono anche di come la serie li abbia aiutati a crescere, a capire qualcosa. E queste sono cose che fanno molto piacere. Il segreto non so qual è, però anzi forse credo sia perché è una serie che parla di ragazzi e parla del reale, delle cose che succedono veramente, quindi un sacco di persone ci si sono riviste. Senti, ma a te che hai fatto altre cose, quindi ti è già capitato questo tipo di ritorno, che ordine di grandezza ti sei fatto l'idea che è Prisma? Non ti chiedo dei dati, stiamo parlando a spanne e soprattutto parli solo per i tuoi social media, che è un dato totalmente arbitrario, però Che ti sembra rispetto alle altre cose che hai fatto? Beh, mi sembra un grandissimo successo come le altre cose che ho fatto. Uguali, identici, sì, sì. Beh, no, dipende dalle altre cose che ho fatto, però comunque mi scrivono un sacco di persone e questa cosa, per esempio, di Los Angeles mi ha stupito parecchio, che anche dall'altra parte del mondo dei ragazzi erano fan anche di Prisma. Mi scrivono dal Brasile, dal Messico, da ovunque, Argentina. Più fuori dall'Italia che d'Italia? No, però tante persone dall'estero. Ti dico quello che vuoi sentire. Dai, non capire che sentire. Allora, di cui sono a caccia. Noi non lo sappiamo perché ovviamente non ci dicono niente, però ti dico quello che ho capito in 7 anni che faccio i teen drama. I teen drama, anche se noi non consigliamo per smonti in drama, ma ci siamo capiti, non esplodono mai la prima stagione. Hanno sempre bisogno di un po' di tempo. È successo con Scam, è successo con Mare Fuori, è tipico. C'è bisogno di un po' di tempo, anche perché avendo quasi sempre persone, a parte Lorenzo, esordienti, ci vuole un po' di tempo perché si diffonda il fatto che c'è una bella serie in giro. E Prisma sta seguendo quel percorso, è partita bene, ma chiaramente non come se fosse la quinta stagione di Game of Thrones. E quello di cui ci siamo accorti, che francamente mi ha stupito, è vedere la differenza di impatto tra il trailer della prima e il trailer della seconda stagione. Quello è l'unico dato che noi abbiamo. Guarda sulla pagina di Prime, guarda le reazioni, i numeri del primo, e sono 10 volte di più. Questo significa, 10 volte, secondo me. Significa che Prisma piano piano, come un teaser, la passaparola, guarda che bella, papà, è cresciuta tanto. La nostra speranza è che, essendo che poi nella seconda stagione la posta in gioco sale, possa compiersi completamente quel percorso. Però, sì, non so quanto ci interagite poi effettivamente con quelli che vi contattano via social media, ma vi fate anche un'idea di perché proprio voi, cioè, di tutti i personaggi di Prisma, come mai quella persona ha scelto di contattare te o io credo, non voglio, cioè, nel senso, credo che anch'io, perché sono protagonista, cioè, credo che cioè non è una cosa molto, cioè, ci arrivi pure te, nel senso, se io guardo la serie scrivo, certo, magari serie enorme come lui ha detto Game of Thrones ci sono 300, ma per voi siete almeno 4 solo qui. Sì assolutamente, ma infatti come scrivono a me, scrivono a Chiara, scrivono a Caterina, scrivono a Lorenzo, scrivono anche a Ludovico, tantissime persone, sono abbastanza sicuro. Cose diverse, però sì, me vogliono sapere se va avanti come esatto. Infatti ti chiedono la trama proprio, come finisce. Sì,
che minaccia. Ma se vai a vedere Twitter sono a noi, ah che bravo Mattia, che bravo Lorenzo. E allora dico, dove cazzo sta la seconda stagione? Sì. Una volta pubblichi una foto tua delle vacanze e ti scrivono, sì, non ce ne frega un cazzo. Quando esce il trailer. Sì. Oppure, altra cosa che fanno, ma divertente, insomma, è che provano a influenzare. Cioè, la cosa a volte irritante, ma sostanzialmente bellissima, dei fan veri, del pubblico che abbiamo è così, è che a volte sembrano quasi delle persone al ristorante, dicono, mi scusi, però nella pizza può non mettere... Tu certo, cioè, dicono, allora, Daniele, per favore, vorremmo sapere un po' di più della sua storia, poi ti prego, voglio l'endgame, non mi raccomando, non fate come in quell'altra serie, eccetera, eccetera. Cioè, sono estremamente precisi nel manifestare le loro richieste, che io non assecondo mai, però è divertente vederlo, insomma.